Grande fratello VIP, Sara Altobello è della puntata del 2 marzo 2023. È stata Sara Altobello a dover abbandonare la casa del grande fratello VIP, per la seconda volta. Era già stata eliminata in precedenza ma era rientrata nella casa grazie al biglietto di ritorno. La concorrente ha perso la sfida al televoto contro Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzon, Edoardo Donna Maria e Edoardo Tavassi che sono riusciti a ottenere un numero maggiore di voti. A dover lasciare la casa di Cinecittà nella puntata del Grande Fratello VIP del 2 marzo è stata Sara Altobello. La concorrente era riuscita a ottenere solo il 12% dei voti. A seguirla, classificandosi quarto, è stato Edoardo Donna Maria con il 18% dei voti. A pari merito la fidanzata Antonella Fiordelisi che ha ottenuto il 18%. 19% dei voti a Nikita Pelizzon, una percentuale migliore rispetto a quelli che l'hanno preceduta ma lontanissima da quella ottenuta da Tavassi che ha vinto questa sessione di televoto con il 30% delle preferenze. La puntata del Grande Fratello VIP del 2 marzo è stata articolata nuovamente intorno alla crisi vissuta da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donna Maria che si sono allontanati. Questa volta pare decisamente. Alfonso Signorini li ha voluto entrambi in studio per un confronto con Nicole Murgia, altra protagonista di questo triangolo. Sei stata fortunata che il tuo ex fidanzato non sia entrato nella casa. È stata la bomba lanciata dall'ex Geffina. Spazio anche alla crisi vissuta da Davide Donadei che ha potuto leggere parte dell'intervista che la ex fidanzata Chiara Rabbi ha rilasciato a Fanpage Italiano. Momenti di tensione all'inizio della puntata quando il conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Sonia Bruganelli si sono arrabbiati con Donna Maria e Tavassi, definiti maleducati e privi di carattere.